Riapre il Museo di San Domenico con la mostra Noli e Metangere, dedicata al sacro contemporaneo. 200 opere di 85 artisti raccontano il rapporto con la spiritualità, ma anche con il dolore e i grandi drammi della vita contemporanea. C'è anche una Via Crucis molto particolare, ideata dal direttore artistico del museo, il collezionista Carlo Palli, che per dare ancora più lustro appunto a questa mostra ha chiesto a 14 artisti di reinterpretare i 14 drammi della nostra contemporaneità, un po' come se fossero appunto un cammino di passione e di sofferenza, il femminicidio, le morti bianche, i virus stessi. L'intera collezione di proprietà di Carlo Palli diventerà parte integrante delle opere esposte. Ma questa non è la sola iniziativa che il mercante d'arte ha pensato per la città. Un'asta a favore del bambino che è rimasto orfano, già arrivate circa 200 opere. Naturalmente noi quest'asta la faremo a settembre. La mostra sarà inaugurata dal vescovo Giovanni Nervini domenica alle 16:30 e resterà aperta fino al 31 ottobre. Tra le novità, anche un biglietto in pagamento all'uscita a partire dal mese di settembre. Una sperimentazione portata avanti insieme al PIN. In questo museo l'ingresso è libero, si entra senza pagare un biglietto, si effettua la nostra visita e all'uscita ci verrà chiesto di esprimere un gradimento per quanto hai goduto nella visita che hai fatto nel nostro museo. A quel punto è lì che sarà richiesto un contributo.